Nella chiesa di San Demetrio e Bonifacio è stato presentato in conferenza stampa, a cospetto di tanti studenti, del cardinale Crescenzio Sepe e di figure istituzionali, quali il rettore della Federico II Massimo Marrelli e gli assessori Edoardo Cosenza e Luigi De Falco, il lavoro che la Facoltà di Architettura sta svolgendo in collaborazione con la Curia, relativo alla ricognizione delle chiese chiuse presenti nel centro storico della città di Napoli. Chiamare tutti a corresponsabilità, non a collaborare, a corresponsabilizzarsi, cioè ognuno dare quello che può per una rinascita, per una ripresa. Questo è un esempio concreto. Dire che ringrazio tutti perché è inutile, ci ringraziamo a vicenda. L'unica cosa che dico, non finisce qui, andiamo avanti, è ancora un lavoro in itinere. Sentiamoci tutti corresponsabili, partecipi di questo progetto, perché più noi lo allarghiamo, lo perfezioniamo, e più ecco, la nostra città, la nostra regione ne può usufruire per il bene di tutti. Nella medesima occasione è stato inoltre stipulato un accordo col quale l'Arcidiocesi di Napoli ha concesso in uso gratuito un terreno a Pomigliano d'Arco, sul quale verrà costruita la prima fattoria sociale urbana della provincia partenopea.